Sindaco Sbrocca e presidente del COSIP, oggi si presenta il bando per la microrecettività. Quali sono le opportunità previste da questo bando? Ma sono diverse, sono in relazione non solo alla microrecettività ma anche all'albergo diffuso e al turismo rurale. Oggi siamo qui non solo per il bando della microrecettività, ma per parlare anche di ZES, di PON, di Resto a Sud, di tutta una serie di opportunità per le imprese, gli imprenditori e gli stakeholder del territorio, per cui faremo una carrellata di opportunità e di bandi, oltre che per ascoltare anche le esigenze delle imprese per quanto riguarda eventuali integrazioni, suggerimenti, aspettative per il nostro DEF regionale. Quindi diciamo opportunità per le imprese a tutto tondo che consentono sempre un miglioramento delle aziende già esistenti, un ampliamento delle aziende già esistenti o la creazione di nuove aziende con aiuti e provvidenze da parte dello Stato, del patto per il Molise o anche da parte della ZES. Quanto ha bisogno Termoli di nuove iniziative imprenditoriali nel turismo? Ne ha bisogno perché, come purtroppo è noto, noi abbiamo una recettività ridotta dalla legge sul piano casa che ha consentito a Termoli, città turistica, di trasformare diversi alberghi e quindi diversi posti letto in residenze. Questo ha comportato che vi è stata una diminuzione di forse oltre 1.000 posti letto a cui non si è sopperiti con i bed and breakfast che sono nati e quindi dobbiamo incentivare la recettività in ogni modo. Quali sono state le prime risposte dopo la pubblicazione del bando? Beh, noi abbiamo aperto le FAQ, per cui già stanno incominciando ad arrivare tutta una serie di quesiti, di domande, di interrogativi. Ci auguriamo che possa avere un grande riscontro sul territorio. Siamo proprio qui anche questa sera per questo bando. Lo continueremo a pubblicizzare su tutto il territorio, soprattutto anche nelle comunità montane, perché è una grande occasione di rilancio dei centri storici e dei borghi. Io sono convinto che possa essere anche una grande opportunità di sviluppo economico per le imprese, per i professionisti, per i progettisti e quanto altro. Abbiamo in corso un piano strategico per il turismo che a giugno vedrà la luce e poi sarà monitorato. Termoli, l'area di Termoli è strategica per il turismo, è strategica per il porto, è strategica per l'area ZES di cui parleremo oggi, le zone economiche speciali che potranno attirare ulteriori investimenti importanti. Considerando anche il piano strategico per il turismo, dove può arrivare il Molise? C'è un obiettivo da porsi? Ma noi contiamo con grande ambizione e con grande follia, tra virgolette, contiamo di poterlo veramente caratterizzare questa nostra regione con un grande sviluppo turistico e culturale che possa essere poi di volano a un'attrazione economica e di sviluppo.